Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti oggi in questo mio nuovo video, sono DemonFrag e oggi vi riporterò di nuovo su World of Warcraft, più precisamente nell'incursione Incubo di Smeraldo. Oggi affronteremo ragazzi il boss ragno e le rete, è anche abbastanza divertente per chi prende la piuma. Noi ci rivediamo dopo la sigla per una breve spiegazione, andiamo! Essi erano solo servi di un nemico più antico, che non ha dimenticato. Ok, partiamo tenendo il boss su un lato della stanza, ragazzi. Noi faremo le pozze verdi verso le uova e i tornadi verso il burrone. Vi raccomando, non fate i tornadi sopra alle pozze, perché ci sarà merda dovunque. Cercheremo di lasciare l'entrata libera. Farà la spell ora di mangiare. Lui salirà in alto e noi andremo dall'altra parte della stanza. Per i tank cercheremo di uccidere i ragnetti sul lato della stanza, cercando di rimanere sempre il più vicino possibile per non sciarare il danno del boss sull'off tank. Le classi che hanno un immunity o una riduzione, ragazzi, vi raccomando, cercate di fare le pozze verdi uno sopra l'altro. Parlo di Mage, Rogue, Hunter e quant'altro, ragazzi, quindi vi raccomando, fate le pozze uno sopra l'altro. Quando lui si trasformerà in corvo, farà annuvolamento, ragazzi. Lancerà delle piume addosso a tutto il party. Tirate qualche CD healer. Lascerà delle piume per terra, ragazzi. È consigliato andare in 10 se avete difficoltà, perché il numero delle piume non cambia, rimane sempre 9. Sia che siete in 10, sia che siete in 15, sia che siete in 25. Il numero è sempre lo stesso. Se invece avrete un gruppo molto numeroso, ragazzi, lasciate prendere le piume a un tank e a uno o due healer in base alla resistenza del tank, che dovrà andare sull'altra piattaforma a tankarsi il nostro boss, e gli altri ai DPS. Ora vi sveleremo un trucco, ragazzi. Qui sulla ragnatela, dove ho messo la freccia, quello sarà il nostro passaggio dalla prima piattaforma al centro del corridoio per arrivare alla seconda piattaforma, ragazzi. Arrivati al centro, un lock userà un portale con cui riusciremo a evitare i tornadi. Quando passeremo dall'altra parte del ponte, arrivati al centro, ragazzi, sicuramente libereremo dei ragnetti. Uno o due DPS, ragazzi, abbiate la cortezza di saltare per ultimi, perché, ragazzi, con l'action button voi potrete saltare sui ragnetti e ucciderli instant. Quindi vi raccomando, DPS, agevolate sia i tank che i vostri compagni a superare il ponte. Vi raccomando. Una volta arrivati dall'altra parte, tank, prenderete il boss e lo avvicinerete il più possibile a un muro, perché lui farà ali taglienti di fronte a sé, sbalzerà tutte le persone davanti a lui. Oppure DPS, se siete bravi, che magari lo vedete che siete in faccia al boss, cercate di spostarvi. Per i tank, ragazzi, quando saremo nella seconda piattaforma, cercheremo di tenere il boss e i ragnetti abbastanza separati, in modo che non rompano più le scatole, ragazzi. Quindi vi raccomando, state attenti, eh. E farete tutto ciò finché il boss non è morto, ragazzi. Ora io vi lascio alla nostra kill e ci rivediamo alla fine per i saluti. Bella, ragazzi! And you make me feel like a rebel, but I will not give you a reason to destroy me more and more again and again. We'll be right back.
Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, vi raccomando, commentate e iscrivetevi. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao, Agnew!